63 Trento Film Festival. Un caro saluto dalla Chiesa Trentina, dall'Arcidiocesi, che lascia questo parco per l'ennesima volta a disposizione, rappresentata dal nostro Monsignor Giuseppe Grosselli, che è la massima autorità in materia su questo tema. Grazie alla città rappresentata dal nostro sindaco, grazie a tutte le realtà che collaborano con Trento Film Festival di cui ora sentiremo il presidente. Non vorrei come sempre dimenticare nessuno, però insieme a Vita Trentina e a Radio Trentino in Blu che ci diffonde in diretta in tutto il Trentino e forse anche in tutto il mondo grazie allo streaming, abbiamo le altre tre punte di diamante ormai fedeli da più di dieci anni, 11, il Museo degli Usi e Costumi di San Michele Alladige, il WWF, Volontari del Trentino Alto Adige e il, Muse, il Museo delle Scienze, che in questi giorni trasloca dalla bella sede delle Albere qui nel parco dei mestieri. Bene, cari ragazzi, Salvanelli siete pronti? Questo parco è aperto da 11 anni, il festival invece è il più famoso d'Italia e uno dei più famosi del mondo, ha ben 63 anni. A presiederlo c'è Roberto De Martin che ci dà un saluto breve e inaugura eh, dal via alla undicesima edizione del Parco dei Mestieri. Stamattina mentre arrivavo dall'Alto Adige a una fermata del bus, ho visto tutti i salvanelli che aspettavano evidentemente la corriera che li avrebbe portati qui ed è stato un tocco di colore bellissimo, ecco è stato una specie di benvenuto che ho preso direi non solo a livello personale ma un benvenuto al festival. Io credo che il parco dei mestieri è e rimarrà, ma lo dirà meglio di me Carlo Ancona, un gioiellino nell'ambito anche di questa edizione del film festival perché voi siete quelli che devono crescere eh, il commento quest'anno e il titolo direi della riflessione che ho fatto per il catalogo del Trento, per il Trento Film Festival è miglioramento continuo guardando a voi non ci si può fermare bisogna veramente cercare di migliorare sempre ecco. quest'anno il manifesto è di un... Artista del Portogallo. Da primo acchito uno lo prende per un bosco con sopra una cima e sotto addirittura l'ipogeo. In effetti, se uno ha la pazienza di guardare, al di là del bosco trova i mestieri che nel bosco si svolgono. Per cui, in un certo senso, il manifesto di quest'anno è anche un po' l'esaltazione del parco dei mestieri. Grazie. Grazie Presidente De Martin, ci segue con tanto affetto, i mestieri sono 79 quelli intervistati dalle classi che si alternano e a suggerirli ogni anno c'è proprio il Presidente De Martini. Eh, giudice Carlo Ancona fa parte del direttivo del festival e ha scritto per Vita Trentina una sorta di editoriale intitolato Le radici del parco. Grazie Dottor Ancona. E grazie a voi per avermi dato questa occasione. E anche per, come dire, averla valorizzata, ho visto in prima pagina addirittura, non sono abituato a tanto. Noi ci specchiamo nei bambini, sono il nostro futuro, la ragione del nostro impegno. Si vive di responsabilità, senza responsabilità non si sarebbe decente la vita. E la responsabilità è prevalentemente nei loro confronti. Stasera, oggi pomeriggio qui comincerà anche qualcos'altro, la, la riproduzione cinematografica di ehm, alcuni bambini che leggono, bambini di Trento, delle frazioni di Trento per la verità, che leggono la storia di bambini di cento anni fa, di bambini di Trento, di bambini di un'altra Trento, una Trento montanara, una Trento antica, lontanissima da quella che noi oggi vediamo non è soltanto il luogo della magia della scoperta di un mondo alieno perché non è un mondo alieno la montagna è il mondo da cui veniamo venite voi a Trento vengo io dalle montagne dell'Alto Molise è il mondo in cui sono formati i nostri caratteri il mondo in cui siamo cresciuti o sono cresciuti i vostri nonni o i vostri genitori e aveva tante belle cose questo mondo certo era molto più faticoso molto più povero però ogni tanto fa bene ripensarci a queste radici perché soltanto in questo modo si può avere la forza di tirare avanti e sperare di non perdere tutto in questo mondo globalizzato che annega in una pappa indifferente ogni nostro interesse e ogni nostra idea. Salvanelli, ma cosa trovano il, i mille studenti che vengono quest'anno al parco? Ve lo dico subito chiamando coinvolgendo i responsabili dei tre laboratori. Andiamo eh, con il Museo degli Usi e Costumi di San Michele che eh, presenta un mestiere particolare. Un mestiere che è tanti mestieri in uno. Gli ambulanti eh, ci diranno loro eh, che cosa propongono eh, quest'anno. Dopo vedremo anche gli altri contenuti e le altre novità del parco. Prego. Antonella Mott e Daniela Finardi. Innanzitutto io vorrei dare un augurio al Parco dei Mestieri è arrivato alla scuola media no, Diego, perché se sono 11 anni diciamo che è il primo anno di scuola media e l'abbiamo accompagnato in tutti questi anni io ricordo delle prime battute di, di ciò che è stato fatto con Maurizio Nichetti che sarebbe veramente contento di vedere tanti salvanei in carne ed ossa perché eh, li abbiamo disegnati salvanei, abbiamo visto dei pupi animali e questa volta sono arrivati delle, delle persone, quindi mi sembra una bellissima festa. E per quanto riguarda il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, devo dire che è un momento anche per noi eh, sempre di grande fermento perché cominciamo um, con, con anticipo a pensare quale può essere il tema e come può essere interpretato questo tema in, in un parco. Per quello che riguarda poi l'attività la, di quest'anno, eh, passo la parola a Daniela Finardi, la mia collega. Eh, dei servizi educativi che può nel dettaglio spiegare che cosa succederà qui e nel corso di queste giornate Grazie Antonella. Eh, beh, noi ogni anno cerchiamo di portare qualcosa di diverso. Abbiamo portato 11 mestieri diversi. Quest'anno, come ha detto giustamente, eh, abbiamo un mestiere che ne comprende tanti, no, Diego? Eh, abbiamo eh, il mestiere dell'ambulante, il cosiddetto ambulantato povero, che eh, c'era una volta, l'ambulantato di mestiere eh, e che eh, oggi presenta appunto varie piccole tappe. Attraverso queste tappe facciamo conoscere ai bambini questi lavori che facevano un tempo. E l'abbiamo chiamato eh, la, la bottega sulle spalle eh, proprio perché si trattava di portarsi dietro tutta una serie di strumentazione e di dover lavorare passando di casa in casa e, e di paese in paese. Eh, partiamo dai mestieri più poveri come l'arrotino lo spazzacamino, ma arriviamo a parlare dei perteganti del Tesino che invece hanno costruito un impero su questo tipo di mestiere ambulante e, eh, e quindi gli facciamo anche capire eh, che erano dei mestieri che hanno portato a degli sviluppi lupi molto importanti che ci hanno portato anche nel mondo come Trentini insomma e poi ovviamente facciamo una prima parte teorica e come sempre noi abbiniamo una parte pratica dove costruiscono un piccolo libretto che li servirà a ricordare nell'inserire, giocando con gli oggetti che hanno, che hanno visto nel, nell'esposizione diciamo nel ricordare questi mestieri ambulanti e nel portarseli a casa sulle loro spalle nella loro bottega sulle spalle grazie, un caro saluto via radio a Giovanni Chezic che anche quest'anno, insieme a Maurizio Nichetti, sotto lo pseudonimo di Niques, ha firmato i testi di una nuova storia del Salvanel. Che Vita Trentina diffonde in questo numero speciale con i suoi eh, oltre mille copie in più. C'è anche il Giro dell'Oca del Salvanel, un nuovo gioco che si aggiunge agli altri, disegnato da Andrea Fokes, che è l'altro grande assente di oggi per un problema al ginocchio. Fokes riceve anche lui i nostri saluti. Il padre del Salvanel non ha potuto venire, ma vi ha regalato questo gioco dell'Oca. il momento del muse. Voi sapete cos'è il muse Salvanei? Sì. Eh, allora sentiamo dalle... Eh, amiche del muse che sapete dietro quel grande palazzo ci sono persone che pensano come attirare ogni anno i ragazzi e i bambini prego Samuela Cagliari e Stefania Grazie Diego, intanto buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del nostro direttore Michele Lanzinger che è anche lui impegnato in un altro incontro, ma davvero con l'anima e col cuore è qua. Noi del Muse amiamo molto questa iniziativa da sempre, dall'inizio e quindi ci fa molto piacere ed è bello stare tutti insieme, anche sotto la pioggia, e è bello vedervi tanti qua con tanti ragazzi. Io davvero passo subito la parola e alla collega, la dottoressa Tarter che ha seguito nel vivo e nel cuore quello che il Muse ha creato insieme ai propri mediatori scientifici e culturali laggiù in fondo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. È sempre un piacere ritrovarsi e tornare qui al parco e appunto, collaborare con tante altre realtà per, per riuscire a fare dei laboratori a cui tutti possano partecipare. Il laboratorio di quest'anno che portiamo si chiama 30 cm sotto le tue scarpe e parla di suolo e di tutti i piccoli invertebrati che vivono appena sotto i nostri piedi e che noi non riusciamo a vedere perché appunto fanno parte di tutta questa Microfauna. Attraverso questo laboratorio possiamo capire come è strutturato il suolo e riuscire a vedere anche attraverso appunto l'aiuto dei, dei nostri pilot e tutti questi piccoli invertebrati che popolano il suolo. Grazie, grazie Stefania. Quindi l'esperto del suolo è il pedologo che quest'anno è stato uno del, dei mestieri intervistati. Grazie ancora. Adesso eh, abbiamo. Eh, se, Sergio Boschele per il WWF che quest'anno ha scoperto le api. Prego Sergio, sapete che ci sono anche le api, l'apicoltore? Quando arrivano i bambini al nostro stand io racconto subito una piccola storia di questo tipo. Noi del WWF di solito portiamo come argomento discorsi sul lupo, sull'orso, sulla tigre, il rinoceronte, sono poi i nostri animali simbolo. Però a questi bambini ho detto, ragazzi mi spiace deludervi, ma io vi porto eh, un, una chiacchierata, un discorso, un gioco eh, su un animale piccolissimo, non un rinoceronte, non, non una tigre, ma un ape, un semplice, semplicissimo insetto. Ma guardate che questo insetto è fondamentale per la vita di questo pianeta, ma anche per la vita di noi uomini grandissima parte del cibo che noi ehm, utilizziamo che noi, di cui noi abbiamo bisogno viene di fatto prodotto dalle api la frutta, la verdura cioè senza l'impollinazione da parte delle api dei fiori non avremo frutta, non avremo la verdura non avremo il foraggio eh, per dare agli animali che poi utilizziamo eh, per ottenerne carne quindi è un animale piccolissimo apparentemente eh, ma è di fondamentale importanza purtroppo però l'ape è in crisi e nel, nel nostro mondo, in, in questo mondo un po' forzato, diciamo in cui facciamo agricoltura intensiva, usiamo molti pesticidi, in cui cambia il clima, l'ape sta soffrendo e, e noi dobbiamo fare tutto il possibile per difenderla, quindi non solo il grande animale, ma anche il piccolo animale, che è forse è più importante di quello grande. Grazie, bellissime parole, Sergio Boschele, buon lavoro. Allora, ragazzi. Prima di parlare delle altre mostre prima di gustare lo strudel del Salvanel che ci viene offerto anche quest'anno dal panificio Tecchioli, vi piace lo strudel? Eh. Allora, eh, io penso che sarà bene assaggiarlo però. Ci raccontate un pochino cosa è venuto a fare nella vostra classe del Salvanel? Tiene l'insegnante, grazie anche agli insegnanti perché dietro il lavoro dei ragazzi ci sono sempre loro. Prego. Ciao, sono i siamo, siamo i bambini della classe prima A, della scuola primaria Aldo, Aldo Schmidt, una mattina di febbraio nel periodo di carnevale è arrivato a trovarci il salvanel e ci ha chiesto se volevamo vivere come lui per un'intera settimana era simpatico allegro e birbante Così abbiamo accettato ed è cominciata per noi un'avventura davvero speciale. Cappello e vestito rosso non potevano mancare. Dal Salvadel abbiamo imparato molte cose, ad esempio, che si può scherzare allegramente e insieme aiutare gli altri con un sorriso. Abbiamo ascoltato molte eh, storie di questo nostro amico ci ha aiutati co a conoscere gli animali domestici e selvatici a riconoscere le stagioni a costruire piccoli oggetti e anche a fare il burro. Un bel applauso, quante cose ha insegnato il Salvanelli. Ecco. ecco, le classi intanto si spostano, inviterei il nostro direttore Marco Zini per un saluto, c'è il lavoro di tanti volontari dietro e ringrazio in particolare tutti i colleghi della radio e del giornale, oltre che tutti i volontari del festival e degli enti coinvolti. A nome di Vita Trentina, della redazione, dei grafici, dell'amministrazione, c'è anche presente il nostro amministratore delegato, l'ingegnere Crepaldi, do il benvenuto e ringrazio soprattutto tutti i presenti. I nostri salvanel, piccoli salvanel, hanno parlato di sorriso da portare in tutto il mondo. Io credo che in questo momento il sorriso si deve trasformare in atti concreti di solidarietà nei confronti delle popolazioni disastrate del Nepal. Eh, credo che il Trentino si stia muovendo in questa direzione e con il sorriso arrivino degli aiuti che sono fondamentali in questa prima fase di emergenza, ma ovviamente la solidarietà dovrà poi continuare. Dico, questa è l'undicesima edizione, fra i giornalisti praticamente c'è un detto. La cartina di tornasole per un'iniziativa sono i sette anni, è una data ormai scaduta per i matrimoni, gli si indicava per il matrimonio, ma sappiamo che i fallimenti nei matrimoni sono addirittura molto molto più anticipati. I sette anni per questa iniziativa, il Parco dei Mestieri Resiste, con un appello, con un messaggio che è strategico eh, da chi l'ha posto. Parco dei Mestieri, mai come in questa fase, è un logo importante. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri vecchi, che hanno imparato, attuato, insegnato questo mestieri, Escono, escano dal loro cruccio di una crisi che perdure, delle quali non vediamo soluzione, per dare dei messaggi concreti a questi ragazzini, ai giovani, per insegnare come loro sono usciti dalle crisi del passato. Basta piangersi addosso, bisogna incominciare a tutti i livelli ad essere non tanto maestri, ma testimoni di una speranza che è fondamentale per ritornare ad essere persone senza bisogno di piangere, ma soprattutto senza bisogno di continuare a lamentarsi. Io credo che Vita Trentina, il Festival della Montagna, tutti i soggetti che in questo momento sono presenti e sono tanti, in questo manifestino è veramente una lingua comune, un messaggio comune. Grazie a tutti. Eh. Grazie al nostro direttore per averci ricordato anche la vicinanza con il Nepal. Di Mestieri eh, si occupa anche l'Accademia della Montagna del Trentino che quest'anno ha voluto essere presente con una propria proposta, il presidente Gidio Menapace che conosce da molti anni il parco, da quando era presidente del festival. Prego, che cosa proponete? Beh, grazie, grazie a tutti. Ma per l'Accademia è un orgoglio far parte del parco dei mestieri. Eh, noi a, abbiamo avuto un compito non facile, nel senso di abbiamo tentato con dei quaderni della montagna di parlare della grande guerra nelle scuole primarie. Eh, in una maniera, riteniamo semplice, era difficile parlare ai ragazzini delle scuole elementari, delle primarie, della Grande Guerra, l'abbiamo fatto con dei quaderni in collaborazione con le guide alpine e gli accompagnatori di territorio, portiamo i ragazzi del Trentino nelle vicinanze dove sul fronte della guerra, nei forti, nelle trincee, è un lavoro che è anche simpatico perché porta fuori dalla scuola i ragazzini e li porta nelle montagne vicine a casa, ma soprattutto riesce a parlargli di questa eh, storia così disastrosa che cento anni fa ha coinvolto tutte le nostre montagne. L'Accademia Montagna fa questo e i ragazzini, eh, quest'anno facciamo gli ultimi, gli ultimi due quaderni, il, il Trentino è tutto coperto, i ragazzini hanno risposto in maniera incredibile, non pensavamo, era difficile il compito però e lo presentiamo qua al Parco dei Mestieri che tutti i ragazzini si rivedono nei quaderni che hanno già usato. L'ultimo intervento è dedicato ad una mostra che ha curato la nostra redazione, I Mestieri di Betlemme. Se c'è un Parco dei Mestieri così ante litrem è il presepio. Il presepio ha sempre rappresentato, come ci spiega l'antropologo Kezic, anche le attività umane. Gianni Zotta, che è il nostro fotografo che chiamerei qui al mio fianco, ha voluto cogliere nelle rappresentazioni, nei presepi viventi, questo aspetto peculiare. Abbiamo 12 sue magnifiche foto che illustrano i mestieri di Betlemme. Nel mio pellegrinare con vita trentina, e facendo appunto nel corso degli anni. I vecchi mestieri che si trovano collocati a fianco dei presepi, che le piccole comunità esprimono, dei lavori persi. E pensiamo con questa grande crisi: quanti lavori adesso stanno perdendo? Forse anche il mio lavoro, che non è così tecnologico, va perso. Quindi, sono dei momenti di memoria che evidentemente la gente vuole ancora riproporre e che vuole ancora riconoscere nel proprio territorio e quindi vicino alla montagna prevalentemente. Eh, come fotografo, evidentemente, devo fare qualche immagine per documentare questi fatti. Non voglio allungare di più, vedo l'amico Diego Andreatta che mi dà fretta e quindi le passo subito il microfono. Buona giornata. È solo per non far attendere troppo i nostri musicisti. Bene, allora i nostri quattro alunni di seconda eseguono un brano che si chiama In Dream, il Signore degli Anelli. Grazie professore, un caro saluto anche alle scuole Bonporti, così come... Lasciamo anche i Salvanei, grazie per la vostra presenza anche quest'anno all'undicesima edizione del Parco dei Mestieri. Abbiamo gli studenti, i ragazzi che sono i primi protagonisti del parco.